vuol dirci come hanno accolto le famiglie e la scuola attiva? La domanda è difficile, in quanto che l'accoglienza dipende proprio dalla diversità degli individui e dalla loro preparazione. Per molti la scuola attiva non ha nessun significato, proprio perché della scuola non se ne preoccupano, non si preoccupano di nessun problema di metodo della scuola. Sono degli indifferenti e purché il maestro li porti i loro ragazzi a sapere quello che devono sapere, come ce li porta, non ha nessuna importanza. C'è poi un altro tipo di persona, quella che ritiene di sapere come si fa a scuola solo basandosi sulle sue vecchie conoscenze e vuole e insiste paragonando spesso l'opera del maestro con quello che aveva visto fare o che vede fare da altri maestri. Allora se ne escono fuori i soliti esempi. Ma come il tuo maestro ancora non ti ha spiegato le frazioni e il maestro di quarta, l'altra quarta, ha fatto addirittura l'area del quadrato, eccetera, eccetera. Poi ci sono quelli che reagiscono violentemente, diciamo così. Violentemente perché messi di fronte a questa cosa nuova, a questa nuova attività, non sanno capirne l'importanza. E allora cercano di bloccare il maestro, proprio questo è il termine esatto, bloccarlo nella sua azione educativa. Perché in fondo la scuola attiva è questa, formazione di una persona, di un essere, ma formazione completa, armonica di tutto, e non solo istruzione. Poi c'è la reazione ancora più violenta di quelli che non vogliono sapere, non vogliono conoscere, non rispondono agli inviti del maestro, e fanno di tutto per allontanare il maestro dalla scuola, come è avvenuto purtroppo in un paesino qui vicino a Roma. Da che cosa dipende tutto questo? Da due fattori. Dall'ignoranza, ossia dalla non conoscenza di quello che sono le finalità che la scuola attiva si propone, e poi dalla paura. La paura di questo qualcosa di nuovo, di uscire fuori dalla tradizione, da quello che noi abbiamo visto e abbiamo fatto.